di più. Ti amavo, sai, eri il mio uomo da rispettare, da voler bene. Sei andato via come una rondine, volando in alto senza di me. Sei andato via lasciando amaro nella mia bocca. Ci vuole te, ci grida il nome. Sì, il nome è tuo, ma inutile. Ti inseguono un nuovo giorno, ma un tuo ritorno non ci sarà. Se tanto buio nei miei domani, ma sto aspettando la nuova luce. Sei andato via come una rondine, Sofia Loris. Allora, io sono Milena Petrarca di Pozzuoli e ho conosciuto Sofia Loren da bambina a 5 anni. È stata un'esperienza molto bella perché mia madre raccoglieva tutti gli artisti nel suo salotto di Pozzuoli e nella sua scuola, il Cumanum. Ha raccolto Sofia Loren, ha raccolto i grandi cantanti che poi sono diventati famosissimi perché mia madre scriveva canzoni napoletane. Ha vinto una Villa al Faito con una canzone.
Goppo faite, sta funivia, te porti in cielo e tutto siente sospira. O golfe Napoli, perché sta via, Castellammare, ove subio va abbraccia, sta montagna che è una gabbandena, golfa l'onda, sai io e ne, viene bella famosa con me, sai io sa, o fai te lo voglio portare. Questa è la canzone di mia madre che ha vinto la villa Faito. Il Faito, sì. Il Faito è la montagna che sta proprio nel mare. E quindi ho conosciuto da bambina Sofia Loren. Mi è rimasta nel cuore questa... Perché lei le insegnava tutto. È fatta partecipare alla Bella Flegrea. Insegnava come la postura, come entrare in scena. Ha insegnato l'inglese. Insomma, era una ragazza che è stata formata nella nostra famiglia. Anche Gennaro Cannavacciuoli, che è morto pochi giorni fa. Gennaro Cannavacciuoli, il trasformista, quello bello, no? Vabbè, Salemme lo conoscete, no? Anche la scuola di mia madre ha fatto Salemme, tutti dalla scuola di mia madre. Comunque, questo è il primo ritratto che ha fatto Sofia Loren, perché somiglia molto di più quando era ragazza. C'ha un'aria un po' altezzosa, perché lei è sempre stata un po' orgogliosa, Sofia Loren, perché aveva questo fatto che la criticavano, la famiglia era povera, a Pozzuoli non li capivano tanto, perché la madre poi non era sposata, lei era figlia naturale, tutte queste cose qua. E quindi ha avuto un poco di problematiche sta ragazza, però nella nostra famiglia è stata accolta di cuore. Beh, sfamata, vestita e tutta educata da mia madre. Maria Panetti Petrarca, mia madre. Maria Panetti. Panetti Petrarca. Con la T, Panetti Petrarca. E la trovi su Google, perché da poco le hanno intestato una grande villetta antica, il Tempio di Nettuno a via Caracca, lui a Terracciano, Pozzuoli. È stata inaugurata la villetta intestata a mia madre. Ho fatto una mostra lì grandiosa nella villetta di mia madre. Ci sono tutti i ruderi del Tempio di Nettuno. Volevo dire a mia mamma, che è qui presente, che la signora Milena è colei che ha realizzato e mi ha regalato il quadretto, il quadro della Madonna. Le è piaciuto, signora? E le stavo dicendo, poi è nato questo, che è nato tutto un gruppo di Sofia Gold. Sofia Gold, perché è tutta in oro zecchino, vedete il fondo, è vero, oro zecchino in polvere, e ho fatto tanti quadri, non è solo questo, ed è un quadro di Sofia Golden, è stato messo su un vestito che ha girato, che ho creato io, al Palazzo della Cultura a New York, quindi ha girato anche questo. Ecco, poi abbiamo questo qui che è giovanissima, qua sul terrazzo di Pozzuoli, dove c'è l'anfiteatro Flavio. Infatti ci sono, vedi, le serrande come una volta, queste cose qui. Poi lei era giovanissima, una ragazza esuberante, molto bella. E poi abbiamo la Sciociara lì, non so se è qua. La Sciociara, che è questa donna meravigliosa, che qui poi la nostra Angela ha fatto la copertina, la cover del suo libro, questa è la cover di Angela, e questa Sciociara, insomma, l'ho presa nella sua ira, nel suo dolore, nel suo immenso proprio... Cioè, è stata violentata questa figlia, ancora c'è il terrore negli occhi, si vede questo terrore in questa ragazza. E lei si vede dispiaciuta, che non poteva fare niente, una mamma che ormai si era rassegnata, però molto, molto, molto dispiaciuta. E anche qui c'è la Sciociara, proprio, qua proprio si vede il dramma, si aggrappa lei proprio a questo dolore, a questo grugnito della bocca, si vede proprio questo dolore, questa violenza. Sì, sì, lo esprime tutto, sì. Complimenti. E questi sono io i quadri di zia Bettina, che ho detto all'inizio non c'eravate voi. No. Allora, zia Bettina, ecco, è stato pubblicato anche qui nel libro, che adesso, non lo so, se qualcuno lo vuole acquistare, il mio libro di poesie, potete pure acquistarlo. E questa zia Bettina, la fidanzata di Caruso quando era giovane, e quest'amore oltre la morte, di
cui poi è anche il titolo della manifestazione, Amore oltre la morte, di questi due giovani favolosi che hanno vissuto poco il loro amore, perché poi il nostro Caruso è partito per New York e non ha potuto consumare l'amore con la zia, perché è stato accolto nella nostra famiglia Caruso. Era piccolino con la mamma era la lavandaia della nostra famiglia, se lo portava appresso, se lo portava pieno di cultura, Angela, questo quadro ha vinto il primo premio 8 milioni 2019 a New York, ha vinto attraverso la selezione di 470 artisti di tutto il mondo, è andato sul web, io non è che ho una giuria che ho comprato, una giuria falsa, questa è la giuria del web, vero Angela, che mi dici? E questa Amore oltre la morte, i tuoi occhi color del mare, si è ispirato anche dalla con la sua canzone Caruso, questa è la zia Bettina, gli hanno raccontato la storia a Sorrento e lui è rimasto commosso e ha scritto la storia di mia zia. Quindi io voglio andare ancora a Hotel Vittorio a vedere questa storia, sta nella camera la suite d'onore di Caruso. Complimenti, conosciamo sempre qualcosa in più. Va bene. Comunque questa è anche zia Bettina che sogna il suo amore e sogna un vestito da sposa che non avrà mai, ecco, in riva al mare, lei sogna le onde come un vestito da sposa. Ecco. Complimenti. Non vi racconto la poesia, l'ho detta prima. Va bene? Grazie.